Ciao a tutti, con il video di oggi do vita a una serie di video aggiornamenti futuri tipo vlog di cadenza trimestrale o semestrale. Adesso vediamo anche in base a come evolverà il mercato, dove vi farò vedere la mia composizione di portafoglio di criptovalute. Quindi vedremo sia la composizione delle coin che detengo in portafoglio, sia il capitale investito e come cresce o cala a seconda dei mercati, quindi la percentuale di gain o loss che ci sarà. Ovviamente è un portafoglio di piccole dimensioni, sia perché purtroppo non dispongo di grandi fondi, sia perché ancora mi piace diversificare e usare strumenti di finanza tradizionale come gli ETF. Ok, oggi siamo il 26 agosto e controlliamo come va questo portafoglio, se performa, se perde e a che punto sta. Sono passati 2 mesi da quando ho investito per la prima volta. Ok, adesso vediamo in maniera pratica la composizione del mio portafoglio di criptovalute, il mio hedge fund personale. È un piccolo fondo di investimento, una piccola percentuale ovviamente del mio portafoglio che destino alle criptovalute perché mi sembra un mercato molto promettente. E premesso, non faccio trading, io cerco di fare investimenti di lungo periodo. Ok, siamo il 26 agosto su Exodus, che è un wallet multicoin, ho 3.325 euro, che sono 2.000 euro di Bitcoin, 590 di Dash, 213 di Ethereum e 438 euro di Litecoin. Possiamo vedere ora una ripartizione anche in funzione del coin. Sono ze ho 0,56 euro, sì, 0,56 Bitcoin, 2 Dash, 0,76 Ethereum e 10 Litecoin. Poi su mobile, su app mobile ho wallet BitPay che ho 33 euro. È piccola cifra, lo porto nel cellulare, giusto perché non si sa mai che trovassi qualche pazzo che mi fa pagare con i Bitcoin, però ancora è difficile, non è facile. Ho su Economy i Bitcoin Cash che ho reclamato dopo del fork, dato che tenevo i Bitcoin su Exodus. Poi Exodus sono stati bravi, il team di Exodus, e mi ha fatto reclamare i Bitcoin Cash facilmente, li ho trasferiti su Economy. Ci sono 325 euro, ovviamente è uno screenshot questo. 325 euro, però la cifra più o meno ci siamo lì. I Bitcoin Cash sono più, sono 0,61, più di 0,56 di Bitcoin. Questo perché? Perché ho comprato, ho scambiato Bitcoin, 200 euro Bitcoin con 200 di Ethereum. Quindi sono calati per questo. Più l'ho venduta a qualche mia amica, mi sembra. Poi su Jax, che è un wallet che non mi piace tantissimo, però per cifre piccole cifre può andare bene, ho 157 euro di Zcash, quindi sono 0,70 Zcash. Su un exchange, su Bitstamp, ho invece 70 euro, più o meno 69 euro di Ripple. I Ripple li ho comprati qui a 100 euro, quindi sto perdendo al momento 30 euro. È l'unica criptovaluta dove sto perdendo, ma piccola cosa, comunque ci può stare, in un portafoglio ci può stare che ci sono degli loss, dei gain su determinati coin. Come si può vedere, io ho investito il 21 giugno, ho iniziato a investire, ho messo 500 euro, poi ne ho messi altri 500 il 4 luglio, 1000 euro il 12 luglio e 500 il 16 agosto, ok? Quindi sono in totale 2500 euro investiti nel mondo delle criptovalute. Ora ci calcoliamo a quanto ammonta il patrimonio e la percentuale di gain o di loss che siamo arrivati in questi 2 mesi. Ok, su Exodus ci sono 3.324 euro, su BitPay 33,55, Bitcoin Cash 325, 156 Zcash, più 70 euro di Ripple, siamo a 3.900 euro il capitale, ok? Se ci togliamo i 2.500 investiti, si può vedere quanto siamo di gain. Siamo a 1.400 euro in 2 mesi di gain. Se facciamo 1.400 diviso la cifra investita, possiamo trovare facilmente la percentuale di rendimento. Siamo al 56% su 2 mesi, che non è niente di pazzesco nel mondo delle criptovalute, però non è neanche male, direi. E con questo ho concluso. Questo primo aggiornamento finisce qua. Ci vediamo al prossimo. Ancora non so quando farlo, se tra un mese o tre. Perché è un mondo veramente veloce, va molto veloce quello delle criptovalute e i mercati oscillano in maniera pazzesca, sia su sia verso l'alto che verso il basso, e quindi vedremo quando riaggiornarci. Intanto ci salutiamo, ciao.